La prima lastra di 1 m x 3 di soli 3 mm di spessori è nata nel nostro stabilimento nel lontano 2001. Da allora la ricerca sulla tecnologia e sul prodotto non si è mai interrotta. Infatti negli anni allo spessore di 3 mm si sono affiancati gli spessori da 5, 12 e 20 mm, richiesti per destinazioni sempre più performanti del prodotto. Unito a questo, l'architettura ha richiesto formati maggiori e da qui la nascita di un formato ulteriore di 1620x3240 mm. Lamina, oltre ad aumentare lo spessore e le dimensioni, ha anche elaborato, studiato, ricercato nuove tipologie di finiture superficiali. Questo per creare e ottenere delle finiture bocciardate, strutturate, fiammate, lisce, lucide, il tutto per differenziare il prodotto dalla superficie e per renderlo più materico e più vicino a un prodotto naturale. Oggi quindi, grazie a questa vastità di superfici e di dimensione, di spessore, siamo in grado di suggerire, di consigliare il prodotto più idoneo e più adatto per la destinazione d'uso immaginata, riuscendo così, oltre che a soddisfare l'esigenza, anche ad ottimizzare il costo a vantaggio del cliente finale. Cosa offriamo quindi oggi noi al cliente finale, al mercato, al progettista? Offriamo una vastità di gamma di materiali che possono essere adatti sia per la realizzazione di un involucro esterno, se si tratta di una piccola abitazione o un grande grattacielo, sia il rivestimento e il pavimento delle superfici interne, tra virgolette, più classiche, in sostituzione della tradizionale ceramica o di altri materiali, visto che adesso lo possiamo proporre in grandi superfici. Ma ancora di più, grazie all'applicazione sui complementi d'arredo, oggi siamo in grado di fornire materiale per la realizzazione di tavoli, di porte, soprattutto di top per cucine, in sostituzione con materiali, tra virgolette, più tradizionali, ma molto più deboli nelle prestazioni rispetto al nostro ceramico. Quindi il progettista si trova la possibilità di utilizzare un materiale che crea un total look al suo progetto, crea un filo di unione che unisce la finitura esterna, quella interna e che viene ripresa anche nei complementi di arredo. Il tutto mantenendo le caratteristiche tecniche di igienicità, inalterabilità del tempo, resistente ai raggi UV, resistenza ai graffi, all'abrasione, al calore, riconosciute al nostro materiale da sempre.